Buongiorno a tutti, bentornati a Good Morning Milano. Siamo in diretta, sono le 9:31 minuti di oggi 21 ottobre, una giornata forse campale per i milanesi, lo scopriremo solo vivendo, si diceva, no? Da pochi minuti è iniziato, insomma da tre quarti d'ora ormai, è iniziato lo sciopero, si registrano già rallentamenti, ma forse si scongiura il grande blocco che si pensava alla vigilia di questo sciopero. Ma staremo a vedere nelle prossime ore, vi invitiamo a seguirci sia su Facebook sia su milanonews.it per aggiornamenti in tempo reale sulla giornata di oggi, venerdì 21 ottobre. Come di consueto a Good Morning Milano non sono solo, ma di solito un ospite, oggi abbiamo abbondato. Due ospiti abbiamo, perché parliamo di un tema molto molto interessante, che Milano è patria comunque di molte opere d'arte, di molti artisti, grandissime gallerie d'arte, perché oggi infatti parliamo di arte. Non l'abbiamo ancora fatto a Good Morning Milano, siamo ben felici di farlo oggi con i nostri due ospiti, Eva Amos, artista, e Luca Cantore d'Amore, critico d'arte. Buongiorno, benvenuti, grazie mille di essere qui con noi oggi. Sono qui a raccontarci una mostra che ci sarà settimana prossima, mercoledì 26 ottobre in quel di zona Tortona, ma lascio la parola a Eva Amos, che è la curatrice di questa mostra con la propria associazione Art Space. Che cosa avete pensato e cosa avete messo in piedi per appunto il 26 di ottobre? Allora, questa mostra non è la prima mostra che facciamo, che fa una nostra associazione culturale. E questa volta abbiamo deciso di mettere in palcoscenico l'argomento della luce. Infatti la mostra si chiama Asset Lux, che in latino sarebbe luce nell'arte, e abbiamo coinvolto 6 pittori emergenti, e sono tutti internazionali come al solito. E sarà una mostra molto molto interessante e vi invito tutti a visitare assolutamente. Internazionale come internazionale è appunto la curatrice di questa mostra, Eva, perché tu appunto l'avranno sentito, sei di Samara, no? Russa, giusto? Sì, sono russa. Sei russa, ma hai scelto un po' Milano come patria artistica, diciamo? Sì, secondo me Milano è una città molto, molto adatta per l'arte, cioè per tutte le cose, molto artistica tra l'altro, nonostante tutti gli argomenti che dico, e no, mi piace molto questa città. Quanto è che sei a Milano ormai? Da due anni. Sì. Speriamo di averti qua ancora per tanti anni, perché appunto oltre a essere qui a fare il tuo lavoro hai anche ampliato e quindi hai creato un evento come quello di mercoledì sera, appunto quello del 26 di ottobre, che si verrà a creare in via Tortora, dove a proposito lo spazio... Lo spazio si chiama Spazio Casa Teatro, via Tortona 14. Via Tortona 14. Perfetto, sì. Ok. Appunto, e l'hai allargato a ben 6 artisti emergenti internazionali, sì. Dicevamo. Sì, tra quale ci sono tra quali ci sei anche tu, che non sei solo quello, sei anche artista, sei pittrice, sì. Musicista, tu sei anche, quindi un po'. Tante un cose. Po' di tutto. Fai un po' di tutto, un artista a tutto tondo, come si dice. Però appunto oggi è venuta accompagnata da Luca Cantore d'Amore, che è un critico d'arte. Anche lui internazionale. Anche lui internazionale. Perché Milano più per alcuni potresti essere sicuramente internazionale. C'è un passaporto particolare. Che diciamo fuori onda, è critico d'arte non tanto per titoli accademici, quanto proprio sul campo. È iniziata come un divertimento, accompagnandolo alla mia professione reale, in quanto ho una prima laurea triennale in architettura e design d'interni e poi una seconda magistrale in interior design, ma sempre in maniera parallela, insomma, ho portato avanti questa passione che prima ho assorbito, adesso sto rilasciando. E siccome mi ha sempre appassionato la poesia, la letteratura, il tema dell'arte, peraltro vi devo fare una chiosa a entrambi, avete detto tutte di una cosa giusta, più o meno consapevolmente immagino, e cioè avete dato a Milano della città artistica, cosa che non tutti sanno, ma in realtà Milano è forse la quinta città d'Italia, che è una posizione ottima in una città in cui anche la 25esima è superiore a qualsiasi altra città d'Europa. Sì, non ricordo mai la percentuale, ma so che tipo l'Italia è patrimonio del no, una cosa quasi formidabile. 40% dell'arte mondiale. Non solo, ma si dà a Milano un sostantivo, un aggettivo che appartiene più alla funzionalità, mentre in realtà il funzionamento di Milano deriva dalla congiunzione tra la bellezza e il funzionamento che di essa se ne può fare. Mentre Roma è bella, ma purtroppo esecrata negli ultimi anni, è solo bella. Milano è bella e funziona.
Cioè Milano è una città in cui non si è pensato due volte di ricoprire parte del naviglio per farla funzionare. Allora accostare alla storia contemporanea, alla storia antica, per fruire della bellezza, non solo guardarla come obsoleta nella lontananza. Sì, sì, sì. Infatti ogni tanto poi ritorna fuori il tema, per esempio, di riaprire i navigli perché molti vorrebbero... Ma come si fanno il bagno quando sono poco sordi, insomma. Infatti, anche lì, cioè poi ovviamente è una città che non si chiama mai, molto probabilmente questo, e lo fa anche appunto dal punto di vista artistico. Luca, cosa ci puoi dire appunto su questa serata, su questa mostra, anzi, perché poi è una mostra che verrà appunto esposta dal 26 ottobre? Innanzitutto che il tema è molto interessante in quanto è generico, il paradosso è questo, perché se l'arte fosse in binaria, indottrinata, sarebbe forzata, snaturata, mentre la genericità consente, comporta una serie di variazioni al tema e di libertà che danno libero sfogo all'arte, e l'arte quando è completamente libera da ogni tipo di limite è più stimolante, ed è per questo che se analizzassero tutte le opere presentate, benché siano poche, sono qualitativamente molto alte perché sono tutte completamente diverse l'una dall'altra. Ecco, sono opere completamente diverse e anche proprio fisicamente diverse. Abbiamo dei quadri, abbiamo delle foto, delle installazioni. Stiamo vedendo qualcosa, questo, ad esempio adesso la, che passa questa installazione a Sicilia. Sì, lui è artista siciliano che ha come idea questa idea nostalgica ma contemporanea della luce della Sicilia, per cui riportare alla luce una terra tanto esecrata come la Sicilia, che ha lo stesso perimetro delle Canarie però ha 10 volte in meno i suoi turisti. Esatto. Questo è il paradosso, però 25 volte in più la sua cultura. Questo è il paradosso, quindi sponsorizzarla attraverso l'arte potrebbe essere un fattore positivo. Oscar, se vediamo anche altre immagini, insomma, rivediamo quelle che possiamo raccontare. Un'altra artista russa. Sì, dicevo. Sì, sì, tra l'altro lei dipinge da solamente da un anno. Ah. Quindi super emergente, diciamo. Super emergente. Sì, tra l'altro ha a che fare con la luce, un altro quadro suo. Sì, 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 con la neve. Eccolo qui, che ha questi tagli di luce che derivano dai tronchi d'albero sulla destra, che ti porta proprio nell'inverno, più di quanto non ci siamo già svegliati stamattina. Con 5 gradi, in realtà è inverno pieno, però è un inverno commovente, tiepido, insomma. Pieno di questo quadro di chi è, Eva, mi dicevi? Alla Lega. Okay, che è una delle sei artiste, dei sei artisti che saranno presenti, anche lei dicevi russa. Cosa abbiamo poi, Oscar? Vediamo un po'. Questi qua sono di un'altra artista, però lei è ucraina, abita in Svizzera. Non solo, ma è anche una designer. Sì, esatto. Infatti, sono quasi dei passati di roba di architettura. Guarda quel dipinto sulla sinistra, come è un ricordo della lontananza, è proprio sbiadito, è una cosa che con la luce ha a che fare perché ti riporta nella memoria più che nel presente, per questo della luce. Raccontaci pure appunto quello che è interessante secondo me, ecco, quando vediamo delle opere d'arte, come magari l'occhio di chi è meno esperto vede un... Sì, lei ha praticamente... Invece sentire raccontarsi da te, Luca, da un critico, veniamo, diciamo, proiettati, per usare un termine che fa solo la luce, in un'altra dimensione. No, è molto semplice, quello lì a sinistra è quello lì che più ha a che fare con la pregnanza della luce. Se tu vedi la maggior parte delle opere d'arte, eccetto che le nature morte, hanno a che fare con il soggetto. Lei che ha fatto, invece, ha fatto la memoria dell'oggetto. Lì c'è uno scorcio, c'è una veduta minima, ma che però appartiene a qualcosa che si perde in una lontananza piena di luce, che dà risalto a queste forme, come nella loro sinuosità, in questo gioco di contrasti, vedo non vedo, ma è tutto un gioco di luce. Cioè, quelli delle stesse sedie ci sono, ma è come se non ci fossero, sono solo dipinte, ma in realtà sono più nella nostra mente che sulla foglio stessa. Beh, lui è un sofferto meraviglioso, questo simbolismo quasi primitivo. Tra l'altro si chiama La Luce, esatto. È realizzato da un artista brasiliano che abita ormai da tanti anni in Italia, si chiama Alexander Sverzut. No, ma guarda poi come si guarda una vicenda, cioè come a dire io sono niente senza te, luce, io a mia volta sono niente senza te, uomo, cioè io servo a te, tu servi a me. È proprio, c'è un primitivo veramente tragico quasi. Ecco, quelli che stiamo vedendo sono alcune delle opere che saranno esposte. Sì, tutte le opere. Ne abbiamo anche altre, immagino, abbiamo anche delle opere di Eva, mi spero. Guarda che leggerezza. Questa è la fotografia che mi dice. Lei è un'altra internazionale in quanto è napoletana. Effettivamente in una mostra che si chiama Arte e Luce non poteva che non esserci comunque la fotografia. Forza. Ricordiamo, fotografia che viene dallo scrivere con la luce proprio. Esatto. Quindi, esattamente. No, vabbè, questa foto che mai è molto lento, ecco, questo invece è un pezzo. Da 90. Di un quadro di Eva, posso aggiungere la testa in giù? Perché so che in realtà è giusto, Eva. Esatto. Sì. So che non è, ecco, quindi la grafica l'ha messa a testa in giù, però vabbè.
Ovviamente gli hanno mandato la foto a testa in giù, mi ha detto ok, va bene. Beh, c'è anche l'altro interessante, l'hai fatto vedere? Sì, 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 è questo qua. Ah, ecco. Beh, chissà che è interessante, c'è un attimo di... Però giuro che non intendevo questo, perché lei, quel dipinto che voi avete visto con Geppa Gambardella, il protagonista della Grande Bellezza, va in concomitanza con quello là di Paolo Sorrentino, perché sì. Paolo Sorrentino vede in Tony Servillo quello che Fellini veniva in Mastroianni, e perciò sono i pezzi dei puzzle, cioè questo rapporto morboso, indispensabile, vicendevole, per cui i due non funzionano senza l'altro, così come la luce senza l'uomo. L'uomo e in questo come vede fare l'autore? Questo va in prestito al Louvre. Ah, ok, perfetto. Abbiamo qualcos'altro, Oscar? Se no... Ok, se no, allora facciamo una cosa adesso, torniamo pure in studio, abbiamo quindi capito, no, una serata dove sei artisti emergenti, sì, provenienti da tutto il mondo, interpretano la luce. Vi lasciamo quindi adesso per pochissimi secondi, un minutino neanche, andiamo in pausa un attimo e ritorniamo proprio partendo da questo tema, dalla luce, dall'arte e dalla nostra città. Milano 9:42, in diretta con voi subito, fra poco. quasi 47 qui in diretta con Milano News, Good Morning Milano, oggi venerdì 21 ottobre, stiamo parlando di arte. Lo facciamo perché? Perché mercoledì 26 ottobre in zona Tortona si inaugura una mostra di 6 artisti emergenti internazionali e sono qui con noi Evamos, curatrice della mostra, e Luca, cantore d'amore, critico d'arte, che ha seguito appunto questa realizzazione. Allora, Eva, ti chiedo... Sì, scusami Fabio, ti correggo un attimo, perché sono curatrice Gaia Romano, io sono Art Director. Ah, scusa, Art Director, scusa, allora, niente. Curata da Gaia Romano con la direzione artistica di Eva Amos, nonché artista che poi andrà a esporre. Sì. Cosa succede il 26 però? Le zene inaugurate, che serata avete organizzato? Succede un grande evento che illumina tutta Milano, perché appunto la mostra si chiama, cioè, La Luce, no? Uh-huh. E vengono le persone molto interessanti, e ci sarà un aperitivo, la presentazione. Ok, ricordiamolo quindi che è via Tortona 14 allo, sì, spazio... Spazio Casa Teatro. C'è un nome, Spazio Casa Teatro, alle ore... Alle 6. Alle 18. Inizia il vernissaggio, come si dice nel termine. E finisce 10 giorni dopo. E finisce poi invece... Ah, è un continuo a 10 giorni di vernissaggio. La mostra dura appunto 10 giorni, abbiamo detto. E... Dunque, volevo chiederti qualcosa in più su questa arte e luce che viene fatta appunto... Beh, tutto è tragicomico pensare come... L'arte oggi non funziona se non ci sia qualcosa da mangiare in abbinato. Veramente una cosa tragica, tranne che nel museo. Detto questo, no, funziona in questo modo, ovviamente come in tutte le mostre, in tutte le inaugurazioni si inaugura e quindi c'è un'apertura delle danze non solo alimentari ma anche con un piccolo discorso in cui i disorientati visitatori possono capire in cosa si stanno imbattendo, benché sia facile farlo perché poi quello che avviene di veramente interessante nelle mostre sono le relazioni pubbliche e i microgruppi che si creano all'interno dello stesso spazio dibattendo di cose, insomma, tutto sommato interessanti, che vanno non solo da quello che è stato esposto ma fino a arte che è anche fuori da quella porta e fuori dal cancello, cioè è lì che si crea il vero circuito. C'era un mio amico molto con cui sono rimasto in ottimi rapporti, che ha studiato design con me, che diceva che in realtà tutte le migliori occasioni ci capitano negli ambiti più informali, solo che noi non lo sappiamo. Pensiamo che quanto più innalziamo l'asticella delle nostre aspettative, più cose belle ci, mm-hmm, possono accadere, ma in realtà le conoscenze più divertenti ci capitano negli ambienti informali. Cioè io in un ambiente informale ho conosciuto la tragedia di Eva Amos e da lì è cambiata la nostra vita a vicenda. Piacevolmente, però insomma è tutto un impegno, è sempre un impegno con Eva Amos. Perché appunto, allora mi dai l'assist giusto, perché non è la prima volta che collaborate, certo, non è forse neanche l'ultima, perché sappiamo che avete già anche dei progetti, sì, futuri, sì, quindi in realtà diciamo che per un po' ti è incastrato. Quindi, sì, sì, no, io sono proprio prima di quell'anno. Sei nelle sue mani e dobbiamo cercare di trovare modo per liberarti prima o poi. No, cosa avete già fatto? Abbiamo fatto da poco una mostra collettiva a Lugano, uh-huh, è andato, cioè, in collaborazione con Must Gallery, una galleria molto bella che si trova appunto a Lugano, e in progetto abbiamo una mostra
molto, molto bella e particolare a Venezia, il 23 di novembre. Sempre mostra collettiva, sì. Se tu immagini di fare una mostra, dove puoi immaginarla di più idoneo se non a Venezia? Cioè proprio non si scappa, là puoi anche non mangiare. Basta Venezia. Senza finger basta food. Vedere. Basta Venezia. Senza finger food, questa moda io. Invece diciamo a Milano invece un minimo di spinta alimentare bisogna dargliela, infatti il 26 ci sarà l'apertura con anche un aperitivo, ma la cosa più importante in realtà infatti se ti dico Milano tu dici aperitivo. Non c'è niente da fare. Ma la cosa più importante invece saranno le opere, saranno questo connubio appunto tra arte e luce che vedremo esposti allo spazio teatro Spazio Casa Teatro di Via Tortona 14. Io vorrei rivedere ancora qualche opera. Questa qui è appunto la locandina. Raccontami anche un po' la scelta della locandina. Questa immagine, anche come vedi, ci sono i colori molto, molto semplici, molto neutri, cioè grigio, bianco, nero, per cui e luce che illumina tutti questi colori, tutto diventa più colorato. Questa è una fotografia. Lei invece, è la fotografia napoletana che, per quanto mi riguarda, è riuscita a dare una leggerezza a questi corpi veramente incredibile, anche soltanto attraverso l'uso della luce, peraltro senza neanche i colori. Esatto. Questo è molto interessante, perché arte e luce uno si immagina magari adesso, soprattutto in questo periodo di LED, laser, luci colorate, invece hai visto che la maggior parte delle opere spesso e volentieri usano la parte questa. Se torno indietro alla cosa incredibile è che se ci fosse mai in questa immagine una cosa che sembra avere un peso, non è il corpo ma quel velo che hanno sopra, quel vestito sembra più pesante dei corpi stessi. Questa è la leggerezza che riesce a infondere. Da un po' l'immagine che questo velo lì le tenga ancora volare via. Dicevo appunto che comunque, a parte altre poche opere, molte sono in realtà anche fatte semplicemente col bianco e nero, e questo comunque da bianco e nero nell'arte in generale porta sempre con sé una componente nostalgica. Cioè ci hai fatto caso che molto spesso se tu vuoi fare un ritratto è più facile, più idoneo fare un ritratto in bianco e nero attraverso la fotografia e non attraverso la storia dell'arte o la pittura, perché la pittura è vita. Cioè nel momento in cui io faccio un quadro, il quadro che mi ha fatto lei per esempio è divertentissimo, bellissimo, meraviglioso, però quando me l'ha fatto lui, quel quadro è sempre contemporaneo, cioè sta sempre lì con me. La stessa inquadratura dello stesso soggetto, se eseguito attraverso uno scatto, già appartiene al passato. Con questo non voglio dire che la fotografia sia meglio o peggio, ma ha una ridondanza che appartiene molto più al passato rispetto alla eterna contemporaneità. C'è un carissimo amico fotografo che si chiama Settimio Benedusi, che io anzi ringrazio ogni tanto, che so che ci segue, che spesso dice: io non devo fare un quadro, devo fare una fotografia. E chi dice che con una fotografia è fatto ma sembra quasi un quadro, vuol dire che allora è sbagliato lavoro. Una mia carissima amica, anche in tema di fotografia, Maria Clemente, fotografa eccezionale, dice: esistono due tipi di fotografie, la fotografia buona e la fotografia bella. La fotografia bella è quella tecnicamente perfetta, che non puoi biasimare, che non puoi contestare, ma quella buona è quella che funziona, quella che estrapola l'anima, magari anche sfocata, ma non tutte le fotografie belle sono buone, così come non tutte le buone sono belle. Sì, infatti. Vediamo, Oscar, so che abbiamo fatto vedere, ma volevo vedere l'opera di Eva, che è qui con noi, che è il ritratto poi del nostro critico d'arte, perché ecco, quello che dicevamo prima, in realtà si può fare col bianco e nero, oppure con un mare di colori. Eva sempre un mare di colori, anche tecniche diverse, così, Eva, sì, giusto? Ma tra l'altro è molto interessante quel ritratto lì, perché per esempio come dipingo io prendo una foto in bianco e nero, invento i colori. Ah, vedi? Perché se io prendo una foto a colori, non riesco a fare questo. Saresti imbrigliata dei colori che già la foto ti suggerisce. Così invece, diciamo, sei tu a suggerire dei colori alla realtà del quadro o a quello che vediamo dentro. Ma infatti, molto interessante, e sappiamo benissimo chi di voi ha avuto la fortuna di venire all'inaugurazione di Milano News. Noi abbiamo avuto Eva Amos ospite, abbiamo esposto dei quadri di una bellezza, di un colore soprattutto, cioè dei colori pazzeschi, anche delle tecniche che stavamo parlando prima. Dicevamo che ad esempio tu utilizzi anche non solo la pittura, ma ad esempio il caffè. Sì, lo sfondo faccio appunto con caffè e poi sopra dipingo con un acrilico e olio. Lei è una tecnica un po' particolare. Lei è il tipico esempio di artista che per stravolgere le regole prima deve conoscerle. Semplice, tutto quello che tu
non tutto, però molto spesso, talvolta, quello che tu vedi nella storia dell'arte, ovvero questi Picasso che però sembrano del tutto innovativi, e si suppone addirittura che Picasso non sappia dipingere in maniera accademica. Picasso era un pittore meraviglioso accademico, ha conosciuto le regole e poi la stravolta, lo stesso Gauguin. Ho dovuto imparare l'arte e metterla da parte. Bravo. Cioè, tu per arrivare a quel simbolismo là, a quelle storture volute, non esiste che parti da quello e poi arrivi all'accademico. È sempre l'inverso del processo. Te devi conoscere la regola per poi stravolgerla. Ma se non conosci la regola, che non puoi stravolgere. Cioè, infatti, credo che questo appunto ci sia nell'arte pittorica, nella fotografia l'abbiamo visto, nel cinema, penso a Tarantino, ad esempio, che grande bellezza. Alla grande bellezza, invece, anche rimanendo da Tarantino a Sorrentino, quindi cioè rimanendo appunto in Italia. Siamo quasi in chiusura, ricordiamo allora precisamente, Eva, lasciate il compito, mi ricordare precisamente cosa succede a Milano settimana prossima. Succede un grandissimo evento, una mostra collettiva dedicata alla luce nell'arte, e quindi vi aspettiamo tutti il 26 di ottobre alle 18 via Tortona 14. Ci sarà l'inaugurazione, dopodiché la mostra invece rimarrà aperta fino al 3 di novembre. Quindi, anzi, se ci siete a casa per il ponte, così, se non andate via, potete andare e consumare un po' del vostro tempo libero vedendo qualcosa di interessante e intelligente. Luca, dacci un ultimo spunto, un'ultima motivazione per venire a vedere questa mostra. Perché l'arte è contemporanea, noi non trattiamo arte contemporanea, l'arte è sempre contemporanea. Questa mi avrebbe fatto piacere se fossi stato io a inventarla come frase, in realtà è stato Sgarbi, ma è di una verità talmente cruda e inoppugnabile per cui tutti i giorni noi abbiamo bisogno di arte, che sia nuova o vecchia non importa, ma purché sia contemporanea, ovvero che abbia una funzione. Il Colosseo è il più grande spartitraffico del mondo, ha perso la sua funzione di Colosseo, sì, ma è pure uno spartitraffico. Quindi ogni giorno una piccola dose di distrazioni dalle angosce, dalla serietà, dalle preoccupazioni, dalla responsabilità. Ci sarà una parola più brutta di responsabilità? Allora l'occasione ce la fornisce l'arte, la bellezza, cioè quella piccola intermittente infusione di bellezza che potrebbe allietare gli animi talvolta. Tutto qua. Beh, direi che con motivazione del genere non si può non andare a vedere il 26 appunto Ars et Lux, ma che comunque va avanti fino al 3 novembre. Prima che facevo, ricordami tu, allora, una mostra curata da Gaio Romano, giusto? Yes. Art Director Eva Amos, con Luca Cantore d'Amore, critico d'arte. Ci ricordiamo i nomi dei sei artisti, li sappiamo tutti a memoria, oppure rischiamo di lasciare fuori qualcuno se facciamo l'elenco dei sei artisti? Rischiamo di lasciare fuori. Mi confondo tra Gauguin e Vamos. Però li potete trovare, li troverete anche nel nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, dove linkiamo tutto ciò che può servirvi per andare a vedere la mostra, tutte le notizie e informazioni utili per sapere, orari e tutto. Ah, mi abbiamo detto quanto costa vedere questa mostra? Non costa niente, si mangia pure. Appunto. Appunto, ingresso gratuito, e il 26, come dicevamo, in buon stile milanese c'è pure l'aperitivo. Io davvero vi ringrazio tanto di essere stati con noi. Spero di rivedervi ancora presto per raccontare altre situazioni. Al 26 vengo volentieri a vedere la mostra, e spero di rivedervi invece qui in studio con noi a raccontare prossime mostre, esperienze qui a Milano, magari mostre di 10, 20, 30, 40, 50 giorni, 2 mesi. Ti faccio una piccola chiosa. Dimmi tutto. Sì, hai tutto il tempo che vuoi. Anzi, facciamo così. Io vi saluto, vi do appuntamento alle 5:30 oggi pomeriggio con i telegiornali di Milano All News, e personalmente vi do appuntamento lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. E in chiusura, beh, si chiude in maniera alta, oggi chiudiamo con il critico d'arte che vi dà il buongiorno ai milanesi. Mi dai addirittura la chiusura? Sì, buongiorno alla telecamera. No, in realtà io sono tornato da un anno e mezzo fa, sono tornato a Milano da una delle mie consuete gite nei posti più impensabili. Non so se vi siete mai accorti che su Corso Buenos Aires, in direzione frontale rispetto a quella via meravigliosa Benedetto Broggi, praticamente questa via bellissima tra l'alberato e l'urbano dà su questo palazzo, sotto c'è il negozio di Camper, questo palazzo bellissimo era giallo, adesso il
l'ufficio colore di Milano, tu annuisci perché l'hai visto, te l'ho fatto notare. Bellissimo. Ma neanche un drogato può come dire, consentire, cioè, sembra di stare alla mano. Hanno fatto questo giallo che sembra, non so, burano, tipo il giallo di quella parete lì, una cosa insopportabile. Quindi il tema della luce, paradossalmente, come quello del colore, è così attuale che forse lo capiamo più noi che chi dovrebbe in qualche modo agevolare la veduta e il paesaggio. Cioè Milano è bella perché è grigia. Non puoi correggere il grigio di Milano, la snaturi, deve rimanere così. Quindi quell'edificio è l'edificio rosa e giallo, ma dico, ma che cosa? Dove sì, arriva? Quindi che venissero alla mostra e gli insegniamo come si fanno i colori e le luci anche nella città, perché altrimenti, dai, se no sembra di stare a Burano. Sì, sì, no, molte critiche e molte polemiche sui social anche nei mesi scorsi su questo palazzo che ormai è famosissimo appunto lì sul corso Buenos Aires. Davvero, grazie mille di essere stati qui con noi, io vi ringrazio anche a voi di averci seguito, appunto come vi dicevo ci rivediamo alle 5:30 alle 17:30 con le nuove edizioni del telegiornale di Milano News. Grazie mille, buona serata a tutti, buona giornata a tutti, buona serata questa sera e da me personalmente buon weekend, arrivederci!